Sit-in di protesta stamani davanti al Museo Marino Marini di Pistoia contro il paventato trasferimento delle opere del maestro a Firenze. Oltre un centinaio le persone che hanno manifestato con cartelli, tra cui il sindaco Alessandro Tomasi e la giunta di Pistoia, tutti capogruppo del Consiglio Comunale Pistoiese, i consiglieri regionali eletti a Pistoia, Massimo Baldi, Italia Viva e Marco Nicolai PD, il senatore Patrizio La Pietra, Fratelli d'Italia, gli ex sindaci ed ex parlamentari di Pistoia, Vannino, Chiti e Lido Scarpetti. Marino Marini è legato a Pistoia, questo è un museo sul quale l'amministrazione pubblica ha investito molte risorse in termini economici ma anche di personale e di collaborazione anche con le altre istituzioni culturali. Può essere potenziato, noi ecco su questo non abbiamo paura, su un progetto culturale che con noi e con Firenze possa ancora di più valorizzare la figura del maestro con nuovi spazi, con nuove risorse, con nuovi finanziamenti. Noi questo non ci tiriamo indietro e siamo assolutamente tranquilli. C'è chi parla anche dei 50 milioni dell'ascito testamentario, che siano quelli poi a fare gola insieme alle opere. Quelle diciamo credo non siano nella fondazione ma in una foundation all'estero. Mi auguro che non sia così, ecco. Mi auguro che sia soltanto la volontà, su opinioni differenti, di valorizzare il maestro, che sia solo quello a spingere. Ne voglio essere sicuro, ripeto, la sfida è che noi lanciamo è valorizziamolo, la città c'è come c'è sempre stata in termini di risorse economiche e in termini di spazi e di professionalità per fare un progetto unico. Nuti, un sit-in che riguarda tutta Pistoia, quindi anche dal punto di vista politico le forze di maggioranza e di opposizione. Certamente, deve essere così perché questo è un bene comune e dobbiamo lavorarci tutti congiuntamente e convintamente. Convintamente significa anche che è arrivato il momento di decidere cosa effettivamente Pistoia, il Comune di Pistoia, deve fare. A nostro avviso occorre leggere attentamente le carte, studiare attentamente quali sono le azioni da svolgere, perché questo bene deve rimanere a Pistoia e essere rispettati tutti i vincoli testamentari che ci sono. Quindi competenza e avanti, perché questo non è un bene che possiamo assolutamente dismettere.